considerato animale immondo e ricettacolo di sporcizie. Il porco, diventato epiteto ingiurioso e parola di insulto. Il porco, simbolo di lussuria o di emarginazione, al punto che persino Gesù Cristo, scacciando i demoni dall'uomo, li fece entrare in un branco di porci. Ebbene, il porco è tornato alla riscossa al punto che storici di fama, giornali, antropologi ne parlano con interesse, soprattutto dopo la grande kermesse culturale gastronomica dal titolo Porci Comodi, organizzata nei mesi scorsi a Reggio Emilia, nella regione italiana patria del cotechino e dello zampone. Pork Revival, dunque, anche se l'irruzione del maiale nelle manifestazioni pubbliche risale agli anni 70, quando i festival dei partiti cominciarono ad avere il loro stand più animato in quello in cui troneggiava la porchetta tra filze di lonze e salsicce alla brace. Scriveva Beniamino Placido: occupandoci del maiale possiamo imparare molte cose su noi stessi, per il debito antico che abbiamo nei confronti di questo nobile animale. Il porco. Un animale allevato in casa e considerato la ricchezza delle famiglie contadine che lo potevano possedere, eppure mal reputato, se nominandolo nella conversazione lo si faceva precedere dalla formula «con rispetto parlando». Ma esaminiamo la sua umile storia nella tradizione popolare abruzzese e fra quella gente che ancora apprezza il maiale e lo alleva in casa. Una volta il maiale era la dispensa del contadino. Tutte le comunità rurali esisteva un maiale pubblico, cioè della collettività, che il 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, veniva benedetto. Esso circolava liberamente e veniva nutrito da tutti fino all'anno successivo, quando, ingrassato, veniva ucciso e le sue carni date ai poveri che non avevano potuto allevarne uno. Si chiamava Porco di Sant'Antonio e veniva segnato con una croce rossa o gli si tagliavano le orecchie per distinguerlo dagli altri. Specialmente in montagna, era tutto. Lardo, strutto che sostituiva l'olio, carne, persino medicina, perché con il suo grasso si curavano varie malattie, tra cui l'herpes zoster, comunemente chiamato fuoco di Sant'Antonio.
Oggi il maiale comincia ad essere sempre meno allevato in casa e non pochi contadini preferiscono acquistarlo dagli allevamenti industrializzati. Siamo stati nella porcilaia di un anziano mugnaio di Parieta, Antonino Di Lallo, il quale ha spiegato alcuni aspetti dell'allevamento suino e del perché si prospetta il suo rilancio come carne alternativa sulle tavole italiane. Anche adesso rimane sempre un'ottima fonte di sostentamento, anzi forse è l'unica carne alternativa che abbiamo oggi, specialmente con la produzione del maiale ibrido, è l'unica carne alternativa con cui potremo sostituire, credo vantaggiosamente, la carne di vitello, la carne bovina. Con la forma di allevamento familiare è diminuita perché non c'è più quel tornaconto, perché la faccenda dell'ardo ha cambiato completamente e ha fatto cambiare opinione agli allevatori. Ecco perché sono sorti questi allevamenti quasi a tipo industriale, industria agricola, rappresentata appunto da questi impianti moderni come quello che stiamo vedendo. Qui è praticamente una catena di montaggio. Queste sono le sale parto, successivamente lo svezzamento, successivamente la sezione in grasso. Questi qui sono nati forse 30 giorni, perché a 30 giorni devono pesare 8 kg. Questi qui peseranno 4,5 kg, 5, questi 8 kg li pesano. Le mamme in attesa sono da quest'altro reparto. Dall'altro reparto fuori le mamme che appena svezzate si mettono all'aperto, insomma si preferisce metterle all'aperto perché si ricostituiscano meglio, perché possano essere arieggiate meglio. Poi quando sono state inseminate, cioè quando sono state coperte dal verro, allora si cambia l'appartamento, gli si dà quel tanto di mangiare che serve per la gestazione, mai troppo. Sono molto prolifici. Beh, questi qui sì, la primipara di queste troie arriva a fare 12, 13, anche 14 suinetti. Arrivano pure a 17, 18, però non sempre riescono a portarli tutti per il numero delle mammelle, che al massimo ne ha 14 la troia. Il maiale non può finire, non può eliminarsi, non può togliersi dalla circolazione. A parte il fatto che urce guai non scorto mai. È una carne che sarà sempre bene accetta dal consumatore, perché è gustosa, perché specialmente di questo tipo è tenero e anche meno pericolosa degli altri. È facile allevamento in loco, in sede, mentre per i bovini purtroppo si ricorre tutto all'intervento dall'estero. Il maiale era considerato un animale sporco, sì, perché effettivamente quando sente caldo, e lo sente spesso, va a immergersi nelle proprie feci, nell'umidità che ha creato a se stesso per un refrigerio. Ma il maiale però dove mangia non defeca, non urina, e se assistiamo proprio nelle zone dove sono, diciamo così, di allevamento ancora, vanno a mangiare dove non hanno urinato. Quando a molte volte anzi cominciano le defecazioni appena mangiate, però vanno lontano dal posto dove hanno mangiato. Yeah.
Una volta, nelle masserie dei paesi, l'uccisione del maiale era una grande festa che coinvolgeva amici e parenti. A Contrada Venduccia di Casal Bordino, nella casa di Benito Zimarino, succede ancora qualcosa del genere. Dice il proverbio, maldetto quel corpo che non c'ha un pel di porco. Tutto fa brodo. Questo si butta via, Questa è la roba che non vale a niente. Il resto si mangia tutto. Una volta invece era preziosissima. Una volta si mangiava tutto. E quello che oggi invece non si fa. In vita moderna si butta il grasso, si butta tutte le pelle, si butta le ossa. Invece prima si recuperava tutto, perché si mangiava più a lungo. Una volta con questo lardo qua, quando sapete, sopravo pane. A pane e lardo. Pane e lardo. Andavo in campagna, pane e lardo. Dopo salato. Dopo salato, questo curato col sale, pane e lardo si mangiava. In campagna. Adesso non si può più mangiare. Lo stomaco non funziona e non si mangia più. Adesso mangiamo semplicemente il migliore. Purtroppo andiamo avanti così. Quanto è buono il prosciutto, madame? Ma facciamo più prosciutto che altra roba. Tutta questa roba qui facciamo a prosciutto. Poi facciamo, come si chiama? Il ventricino, pezzicante di pecora, quando saprete. Il ventricino? In tutti i casi poi mangiamo, gli rimaniamo. E che cosa vi ammazzare un maiale? Se faccio una festa, e si chiama tutti i parenti. E uno che ne chiamava, ci si fu noia. Che se riconosceva lo parente, lo morto, allo sposaletti, e quando si ammazzava un maiale. Non si calcolò niente. Né mamma, né padre, né nessuno, non chiamo nessuno. Non posso un maiale da solo. E si faceva che la festa ballava, si cantava. Né si canta senza gioia quando si ammazzava un maiale. Né cada uno sposava, era sposare. Ma invece no. Si faceva una festa meravigliosa. Cantava in casa morta, allora si usava il tamburello, che usava il mo, si suonava in colimane. E anche io se ci suonavo, ma non tengo. Moi invece una cosa familiare, accusce dentro la casa, ma cacchio di uno, cacchio di parenti strotto, come si chiama mai? E in che periodo si ammazzava il maiale? Sempre il mese di dicembre, gennaio, che si era il periodo del tempo. Sotto Natale. Non c'era da Natale. Certe volte in Capitano, in Sant'Antonio, pure in Sant'Antonio. Sarebbe il 17 di gennaio, pure se si ammazzava. Ma dopo, quando veniva tempo a lungo, non era più. Era sempre quello di vivere del maiale, era sempre il mese di gennaio, dicembre, gennaio. Non si getta nulla, tutto è recuperabile, tranne le unghie, questo è il detto popolare. Ma il vero trionfo del porco, inutile dirlo, è la porchetta, che nell'alimentazione subalterna ha sempre avuto il posto d'onore nelle feste, nelle sagre popolari, nei mercati, nelle piazze. Ne parliamo a Guardia Grele con Gino Giovannelli, ultimo di una generazione di porchettari. Sossare, togliere gli ossi, poi condire con tutti gli agrumi, no? Si mette pepe, sale, rosmarino, finocchio, noce moscata e qualche altra cosa che è segreto. Beh, la vostra famiglia da tanti anni? Sì, noi siamo di razza. Questa è la casa della porchetta di mio nonno Giovannelli. Graziano adesso, ma prima c'erano i vecchi, no? C'era mio nonno
poi mio padre e adesso noi, di razza. Porco, esordiva l'anonimo autore di una cicalata, cioè di uno di quei discorsi burleschi che si pronunciavano nel Settecento, alla fine dei banchetti, il porco è l'animale più nobile e più utile di quanti madre natura abbia a noi fatto dono. Giove stesso, prima che dalla capra amaltea succhiò il latte da una scrofa, la quale col suo grugnito impedì che si sentissero i vagiti e così lo sottrasse alle ricerche dell'accanato Saturno. Il porco è animale dalle molteplici virtù gastronomiche e perciò si spiega il senso di colpa che l'uomo ha nei suoi riguardi quando, dopo averlo allevato per mesi, vezzeggiato, chiamato con nomi affettuosi, Nino, Zirì, ne giustifica l'uccisione con eufemismi e scuse, evitando di fargli vedere il coltello che gli spaccherà il cuore, dicendo che è sporco e puzza. Insomma, cercando le scuse per giustificarne il sacrificio cruento da cui gli vengono carni e prosciutti. Sarebbe ora che del porco si cominci a parlare con rispetto e con un po' di sincerità. Thank you.